Buonasera Tortoli, Giovanni Vigilante, soloforgia.it. Raccontaci il gol e se hai qualche dedica particolare. Buonasera innanzitutto. Il gol mi sembra calcio d'angolo, neanche mi ricordo bene. La palla è rimasta sul secondo palo, io l'ho vista là, insomma, e l'ho calciata di prima intenzione. Ho visto la palla entrare e ho esultato, ho goduto come un matto. Dedica normale a mia moglie e mia figlia che sono tornati a Roma e dedica insomma a noi, ai tifosi, alla squadra, a tutti insomma perché per quello che facciamo in settimana, ogni settimana e diciamo che ce la meritiamo questa vittoria, ecco. Il presidente faceva notare poco prima che da quando sei andato via d'Aresta comunque hai preso tu in mano le redini dell'attacco foggiano e in 3 partite 7 gol, quindi c'è qualcosa che è cambiata, giocate anche in maniera differente, meno palle alte. Sicuramente io, stiamo giocando adesso io e Russo, siamo giocatori non altissimi, quindi la nostra prerogativa è giocare palla a terra e scambiarla tra di noi, ecco. E diciamo che sta andando bene, ma ne ero sicuro, perché comunque sia in allenamento ci cerchiamo di giocare insieme, cerchiamo di duettare e creiamo tanto. E quindi è una cosa positiva, sicuramente abbiamo cambiato un po' modo di giocare perché era inevitabile, ecco, senza un punto di riferimento come gli Adaresta. Però sta andando bene, io sono contento perché comunque sia le prestazioni ci sono, i gol segniamo tutti, quindi va bene, finché si vince e si segna è positivo. Ecco. L'intesa con Tedesco? L'intesa con Tedesco sono 2 partite, piano piano migliora, nel senso lui comunque sia viene da una situazione diversa, gli allenamenti erano magari un po' più tranquilli, un po' più sereni, qua invece ha capito comunque sia che ogni allenamento è vita, piano piano sta entrando nei meccanismi, non è facile qui, però una volta che capisci come funziona è tutto più semplice, quindi è arrivato da poco, però si sta integrando bene, ecco. Grazie, auguri anche. Buonasera Tortoli, sono Peppino Baldassare, mi riallaccio al fatto che ogni allenamento è vita. La Lazio nel 74 ha vinto uno scudetto con 2 spogliatoi diversi, 2 gruppi diversi che se le davano di santa ragione al giovedì, ma che la domenica invece vincevano le partite. Allora, i complimenti per il gol glieli faccio fare tutti gli altri miei colleghi, perché io devo farle i complimenti per il lavoraccio che ha fatto da stacanovista, direi, per tutto il lavoro oscuro, per tutto l'impegno che ha messo, per come ha sudato la maglia. Il gol è un episodio bellissimo, fondamentale, senza di quello non facevamo Natale, va bene. Però complimenti veramente per le giocate. La ringrazio per questo, nel senso, sì, è vero, uno fa gol e bravo lui che fa gol, però evidenzi questo che per me è importante, nel senso io sono un giocatore comunque generoso, tante volte mi capita di non segnare, però è vero quello che dici, che cerco di dare tutto me stesso, cerco sempre di aiutare la squadra, di metterci quel qualcosa in più insomma per vincere le partite anche se non segno, quindi mi fa piacere che insomma hai trovato questa componente che ci metto io e niente, quindi ti ringrazio, ecco. Buonasera Tortori, Michele Carelli da Ogni News, turista per calcio. Volevo sapere, lei ha vinto il campionato in passato, questo campionato sì. In passato, volevo sapere se ci sono delle analogie alla fine del girone di andata a questo punto del campionato, volendosi proiettare alla fine dell'intero campionato, lei ha speranze, quali sono le sue sensazioni? Vede una situazione migliore rispetto al parziale dei campionati precedenti a questo punto? Allora, io ho vinto in Serie D lo scorso anno con il Cesena. E diciamo che abbiamo chiuso che eravamo a più 3, mi sembra, una cosa del genere. Però ci eravamo trovati nel corso del girone d'andata a meno 7. Quindi diciamo che qualche analogia la trovo, nel senso pure lì abbiamo fatto una rincorsa, abbiamo sorpassati, qui abbiamo fatto la rincorsa, siamo a pari punti,
Però che devo dire, io le sensazioni mie sono buone perché vedo la crescita costante della squadra, vedo che non soffriamo più di tanto rispetto magari alle partite che abbiamo giocato inizialmente, siamo più quadrati, stiamo trovando l'intesa di gruppo, quindi io sono fiducioso, è normale che come ho detto tante volte dobbiamo pensare partita dopo partita perché questa è la nostra forza, fare pronostici, vedere quella la vinciamo, quella la pareggiamo, no. Cioè dobbiamo pensare così, in questo modo, e secondo me se la pensiamo così, con questa fame, con questo spirito, possiamo fare la differenza, ecco. Grazie. Buonasera, Raffaele Fiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. Ha detto prima che insomma, l'importante è vincere le partite, se segnano tutti va bene lo stesso così, però immagino le mancava un po' il gol per un attaccante, erano un po' di settimane che ci stava provando tanto e quindi... immagino la felicità per questo momento. Sì, devo dire, devo essere sincero, il gol mancava perché comunque sia, come ho detto prima, il lavoro che fai, quando magari fai gol viene premiato tutto il lavoro magari sporco che uno fa, quindi mancava un po' ci pensavo, devo essere sincero, però sono uno che non molla, sono uno che ci crede sempre. Per fortuna è arrivato un gol importante, quindi grande, grande gioia, grande felicità. Infatti ho esultato con tutti i miei compagni, che mancava a me ma mancava anche a loro, perché comunque sia anche loro me lo dicevano, dai, che quello che è la giornata giusta, e alla fine è stata la giornata giusta, sono contento. Avete per più di mezz'ora rischiato di dover tornare il 26 dicembre ad allenarvi rispetto al 29. Vabbè, sicuramente sarebbe stato un duro colpo, ma sapevamo, avevamo troppi stimoli, troppa voglia di vincere questa partita per tanti fattori, oltre a tornare il 26 sarebbe stato un dramma, poi comunque sia lasciare il primo posto un'altra volta dopo che col Taranto eravamo arrivati primi, la partita dopo abbiamo perso il primo posto, quindi era una serie di cose che non potevano accadere. Sappiamo quanto era importante questa partita e siamo stati secondo me molto bravi a riprenderla. Un flash per chiudere, lei pensa che questo testa a testa col Bitonto durerà ancora a lungo così, insomma, come se lo immagina il girone di ritorno? Grazie. Ripeto, non me lo immagino, perché sono uno veramente che pensa partita dopo partita e non mi faccio film in testa oppure vado a vedere come può andare il cammino loro e il nostro. Secondo me sono una buona squadra, però le nostre motivazioni, secondo me, sono, e il nostro spirito sono molto più importanti, secondo me, ecco.